Biennale Enogastronomica 2016 a Firenze, con me Leonardo Romanelli, giornalista enogastronomico fiorentino, un'icona del food and wine in Italia e anche direttore artistico della Biennale Enogastronomica. Esattamente, qui siamo alla quinta edizione della Biennale, è una manifestazione in cui ci sono cibo e vino, ma direttore artistico perché? E come mai all'interno di qualcosa in cui si parla di food and wine, volendo che non termini in inglese? Perché di fatto c'è bisogno intanto di fare che cosa? Un po' di ordine e legare soprattutto quello che è il cibo e il vino a quello che è il concetto della vita di tutti i giorni, del concetto del saper vivere, saper stare all'interno di una condizione che è legata anche all'ambiente in cui siamo. Quindi ecco perché il direttore artistico mette insieme il concetto artistico, visto che abbiamo anche esposizioni di opere d'arte, mette insieme quelli che sono i produttori che si possono presentare in varie forme, in varie degustazioni, c'è il vino, c'è il caffè, c'è il tè, c'è stato i panettoni, c'è stato veramente tutto. Allora a questo punto era importante avere quello che si chiama appunto una direzione. Qui non solo food and wine, quindi cibo, vino, tutto il mondo diciamo del gusto, gusto, arte e un lifestyle quindi. Allora l'idea di fondo è quella di aver creato in un nuovo ambiente dove prima c'era addirittura un museo di arte contemporanea, quella che è stata la programmazione e la sede della Biennale. A questo abbiamo abbinato eventi in tutta la città, a partire dal mercato centrale di San Lorenzo, a partire dal teatro dell'opera, insomma tanti eventi fuori Biennale dove abbiamo creato questa unione della città. E soprattutto qui continuiamo ad avere eventi su cui i cooking show sono un po' l'elemento che si ripete, ma insieme abbiamo le degustazioni anche di caffè e di tè, abbiamo soprattutto la voglia di coinvolgere categorie di tutti i tipi. Pensiamo ai giovani delle scuole alberghiere che hanno fatto un bellissimo contest dove avremo poi la finale, quindi una preparazione, un vincitore. Insomma, noi abbiamo pensato veramente a coinvolgere un sacco di gente. Fantastico. Pensiamo di esserci riusciti. Fantastico, quindi gusto, intrattenimento, spettacolarità, educazione, arte, il tutto fornito in questa Firenze del gusto, capitale del gusto. Il gusto che diventa veramente la nostra linea guida, anche perché senza il piacere sarebbe difficile veramente andare avanti. Sono d'accordo, bene, allora Leonardo, buon lavoro e di fronte alla Biennale Enogastronomica che finirà adesso il 20.